siamo tornati per il Gran Premio del Giappone. Siamo a Suzuka, ovviamente col nostro Daniel Ricciardo, dopo un bellissimo podio conquistato nel Gran Premio di casa lì a Melbourne in Australia. Oggi siamo nella terra del sollevante. Purtroppo ci sono state le qualifiche bagnate e già questa è una pista abbastanza difficile, ma devo dire che ci sono stati dei colpi di scena, non vi dico se ovviamente positivi o negativi, ma siamo qui ragazzi al momento al quinto posto con ben 26 punti. Davanti abbiamo solo Perez, Verstappen, Norris e Piastri. Ovviamente non andrà avanti molto a lungo questa situazione, ma mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Vi lascio al giro di qualifica e noi ci ribecchiamo in griglia per la gara. Benvenuti nel leggendario circuito di Suzuka. Questa pista classica vanta una lunga tradizione che risale al 1987. Si scriverà altra storia qui oggi al Gran Premio del Giappone? Ci troviamo a sud-ovest della città di Nagoya, sull'esclusivo circuito a forma di 8 di Suzuka, 5 km e 8 di lunghezza e 18 curve per completare il giro, con velocità medie che si aggirano sui 220 km orari. Ovviamente il DRS sarà l'arma micidiale per cercare il sorpasso in curva 1, anche se il punto migliore per superare è la chicane all'uscita della 130R. Diamo un'occhiata alle posizioni sulla griglia di partenza. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position, accanto a Lando Norris che scatterà dalla P2, quindi il resto della griglia. Leclerc, Perez, Oscar Piastri, Tsunoda, Sainz, Ocon, Hamilton, Magnussen, Hülkenberg, Russell, Zhou, Stroll, Ricciardo, Albon, Fernando Alonso, Bottas, Gasly, Logan Sargeant. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. E qui con me nella cabina di commento c'è un amico di lunga data, Davide Valsecchi. Ricorderai certamente i giorni trascorsi in pista a lavorare a stretto contatto con la tua scuderia. Imparare a conoscere la squadra è importantissimo ed è esattamente ciò che questo pilota sta vivendo in questo momento. Credo che ciò che si nota attualmente è la profonda integrazione tra pilota e scuderia. C'è una reciproca conoscenza e comprensione con la squadra e questa sinergia sta dando ottimi risultati. Purtroppo le cose non sono andate benissimo l'ultima volta. Brutta gara la sua. La domanda è, riuscirà a riscattarsi quest'oggi? Tutto è possibile, Carlo. Deve solamente lasciarsi alle spalle quello che è successo l'altra volta. Da pilota mi è sempre stato detto di voltare pagina dopo una corsa insoddisfacente, di dimenticarla. Va bene essere delusi, ma va meno bene rimuginarci sopra e lasciare che quella delusione influenzi la gara successiva. Ogni corsa è un nuovo inizio. Il boss vuole un altro podio questo fine settimana. So che puoi farcela a occhi chiusi. Se vabbè, partiamo quindicesimi e questi vogliono il podio. State impazziti, state oggi. Ragazzi, purtroppo ci è andata male questa qualifica, perché mentre provavo a fare il mio terzo giro, purtroppo mi si è chiusa la sessione davanti. È finito il tempo, io non sono riuscito a tagliare il traguardo in tempo e non sono riuscito appunto a fare il mio terzo giro lanciato, cosa che sono riusciti a fare tutti praticamente, e infatti la maggior parte di loro è riuscita a superarmi e siamo finiti sedicesimi in realtà, ma con la penalità che ha subito Albon per un contatto con Sainz, entrambi sono andati a penalità, partiamo una posizione più avanti. Vogliono il podio, ma io non so come darglielo sto podio, quindi noi ci accontentiamo di quello che ci esce e quindi proviamo a dare tutto in questa gara. Iniziamo subitissimo, pronti allo spegnimento del semaforo e al via al Gran Premio del Giappone, che parte con buono spunto del nostro Daniel, costretto a rallentare. Ho visto ali volare, giustamente, voglio dire, le ali volano, sarebbe strano il contrario, ma chissà chi è che si è procurato il danno o chi l'ha procurato a chi.
Oh, hai rotto un po' tre quarti di ciolla, però Bottas. E una Bottas di qua, una Bottas di là. E mo ho capito tutto, però. Intanto riprendiamoci la posizione su Albon, che ci spetta di diritto. Poi andiamocela a prendere anche su Joe. E dai che al momento siamo ancora tutti attaccati, almeno fino a Tsunoda. Poi c'è il gruppetto di davanti che ovviamente ha già staccato tutti, ma fino a Tsunoda dovremmo farcela, anche perché una sola zona di RS e quindi poche possibilità di sorpasso sia per noi ma anche per loro. A meno che qua non proviamo... mamma mia! Ah, ecco chi si è fatto male! Proprio Tsunoda! Bene, perfetto! Vai, vai! Che ci siamo, ci siamo! Siamo Russell e... con... davanti... con Hamilton che non ci sta, ci restituisce una leggera bottarella, giusto, giusto, perché è lì allascicando con la 130R abbiamo fatto un bel, stavamo per fare un bel casino in realtà, non è che l'abbiamo fatto. Fa, è andato tutto bene, la scia della vettura che ti precede. Se avverti un po' di sottosterzo, eravamo rimasti comunque in pista, voglio dire, che influisce sull'aderenza delle nostre, eccolo, gomme. Cerca di sorpassare. Lo sapevo che prima o poi mi sarei girato lì al tornantino. In uscita dalle curve lente proprio... tanta difficoltà per me. Ma va bene, va bene. L'importante è fare tutto il resto del giro per bene. Tanto DRS qui vale e non vale. Vale e non vale. Giustamente se ce l'hai va benissimo, ma anche non averlo non è che ti porta a tutti sti grandi problemi, eh. Tanto teniamoci l'interno su Lewis Hamilton, cerchiamo di fare meno strada e anche di non perdere troppo tempo in queste inutili lotte, anzi no, inutile no, perché siamo decimi, quindi ci stiamo giocando un bel punticino. Quelli vogliono addirittura il podio, io non so veramente con che coraggio mi abbiano chiesto una cosa del genere. Ci vorrebbe, non lo so, una safety car nel momento giusto, dove siamo solo noi ad entrare, di quelli ovviamente che ci stanno davanti, eh. Eh sì ragazzi, io provo ad entrare adesso perché non mi sento più sicuro con queste soft, quindi proviamo a fare un undercut su Russell e Ocon, anche se ormai erano a 3 secondi e mezzo, 4 secondi, quindi la vedo abbastanza difficile, però ci proviamo, ci proviamo. Pronti, vai. Ottima entrata, sembra una sosta. Dai, dai. Ok, non ci dispiace, bene così. Cioè stavamo per uscire anche dietro Tsunoda, usciamo? Fai attenzione, non è possibile. Adesso devi finire la gara con il treno attuale. Cioè, siamo quasi usciti dietro Tsunoda. Cioè quello è entrato alla fine del primo giro e quasi quasi mo guadagna su tutti. Con la media credevo le avessero messo l'hard, sincero. 12 giri di media, insomma non credo che riuscirà a farli. Però siamo usciti praticamente a meno di un secondo.
vettura davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Me ne sono accorto, Momo, lasciami concentrare per favore. Voglio provare a superarlo. Dai, qualche giro in full immersion, dai. In concentrazione assoluta. E niente, ragazzi. Purtroppo anche con la massima concentrazione Ocon è andato via che come se non ci fosse un domani. Arriva... Oh, no. Caro Stroll, attenzione. Tsunoda di nuovo ai box. Yuki ai box. Infatti era dietro di noi Yuki. E c'era anche Hamilton, se non sbaglio. Boh. No, dai, Stroll, non fare lo stronzo. Mi serve il decimo posto, mi serve. Devo far vedere a tutti di che pasta sono fatto, soprattutto alla Red Bull, devo far vedere che cosa hanno perso. Dai, Stroll, non fare. Non facciamo i bastardoni, te prego. Guarda che ti distruggo la macchina, eh. Guarda che te la distruggo, eh. Ti arrivo addosso come se non ci fosse un domani, eh. Dai, giovane. Vediamo se riusciamo a prenderlo in quest'ultimo giro, dai. Niente, no, non ce la facciamo, non abbiamo abbastanza velocità. E lo Snake è impossibile. E o si prova, se riusciamo a rimanere attaccati, o si prova alla 130R, cioè prima della 130, oppure si prova appunto nella Shian dopo. Non abbiamo altre soluzioni per poterlo superare, però siamo senza Hertz, quindi la vedo veramente dura. Soprattutto perché qua loro hanno un'uscita molto, molto migliore della mia. Max Verstappen vince. Poi vedo anche una Ferrari, le due McLaren e poi di nuovo Ferrari e poi sicuramente Perez. Se Max Verstappen ha vinto, quella è l'unica Red Bull rimasta. No. Mi dispiace Hülkenberg. C'è stato un incidente con detriti sparsi. Mi dispiace. Fortunatamente gli addetti hanno rimosso. All'ultima, vaffancavolo. 13esimi. Ah! Proprio all'ultima curva, certo, non è che cambi nulla dall'undicesima alla tredicesima, ecco, per carità, e però. Presto suonerà di nuovo l'inno dei paesi. No, grazie. Preferisco di no. Anche se adesso già un bel po' siamo a 6 gare con quella di Monza che non sentiamo. Beh, che finale. L'inno olandese. Fine settimana di no, corsa. Albon mi ha superato sul traguardo. Che infame. Che infame, vabbè sì, ho lasciato un attimino l'acceleratore, peccato però, il decimo posto si poteva fare, veramente un gran peccato, però siamo partiti quindicesimi, eravamo lì, avevamo guadagnate 5 di posizioni, però non è che ci sia andata proprio tanto bene, dai, va bene. E va bene comunque ragazzi, ci aspetta però il Gran Premio di Cina. Lì secondo me potremmo fare qualcosa di buono. Non dico andare di nuovo a podio, però qualche punticino secondo me possiamo strapparlo tranquillamente. Io non so perché, ma non ci arrivano mai più. Cioè ci arrivano sempre rotti gli sviluppi, sempre rotti. La maggior parte su tutti rotti. Figli miei. Ma va bene ragazzi,
Spero che questa gara vi sia piaciuta, io vi do appuntamento ad un prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.